Sì, avvocato Restico, dica. 9, 9? 9. Presidente, poiché si è iniziato l'interrogatorio dell'imputato Buscetta, e noi desideremmo sapere, abbiamo preso atto che per motivi di sicurezza si è iniziato l'interrogatorio oggi, anche col sacrificio, diciamo, degli avvocati non presenti, ma in questi termini avevamo concordato, no, per amor di Dio, Presidente, d'accordo, avevamo concordato ed ero stato, no, Presidente, ero stato proprio io che è d'accordo con il rappresentante del Consiglio dell'Ordine, nel momento si inizi pure l'interessante che non vengano preclusi eventuali diritti di tutti gli altri avvocati. Ora allo Stato, Presidente, poiché è stato verbalizzato da parte, è stata verbalizzata la conferma di tutti gli interrogatori resi dall'imputato, e a questo punto noi abbiamo, ritengo, il diritto di conoscere quali saranno i programmi in ordine all'interrogatorio dello stesso imputato, dal momento che la Corte dovrà sciogliere quelle riserve, se di riserve si può parlare, relativamente alle richieste da parte di tutti gli imputati o di alcuni imputati o di tanti imputati di confronti, ricognizioni, e quindi desideriamo che sul punto la Corte dica quali sono. L'interrogatorio continuerà domani. Ecco, e Presidente, poi? Noi desideriamo sapere se l'interrogatorio sarà continuato domani. Intanto noi, Presidente, formalmente, per la forma, chiediamo in questo momento, proprio chiediamo che sia verbalizzato, che rimanga la richiesta agli atti. La richiesta di che? Relativamente ai confronti chiesti agli imputati, e chiediamo che la Corte sciolga. Presidente, è una nostra impostazione, che la Corte sciolga eventuale... No, per carità, è una impostazione legittima. Io quello, naturalmente, le ricordo che il presupposto è che venga fatto l'interrogatorio. Certo, ma quindi, poiché intanto allo Stato, Presidente, è verbalizzato, confermo tutti gli interrogatori, poi per quelli che saranno gli interventi, le istanze, le domande da parte di tutti gli altri difensori, evidentemente ma si quelli inseriranno. Vengono ancora prima, naturalmente. Prima ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quelli vengono ancora prima e poi la Corte... Quindi l'interrogatorio proseguirà domani, Presidente. Sì. Almeno questa è l'intenzione. E appunto, se lo potessimo... Ma non mi faccia fare delle dichiarazioni che poi mi... Non c'è... No, lei, la Presidente, non deve fare nessuna dichiarazione, ci mancherebbe altro. Siamo noi, Presidente... Presidente, mi perdoni, diversamente noi chiederemo che l'udienza continui ininterrottamente sino a quando non avremo espletato il nostro compito e non avremo fatto il nostro dovere. Ma mi pare ovvio. E perché abbiamo avuto anche, peraltro, mandato da parte dei difensori che allo Stato si trovano fuori di continuare e quindi sostituirli eventualmente per tutte le domande che riterremo necessarie. Sì, l'imputato sarà a disposizione della Corte, si è messo a disposizione della Corte e naturalmente dalla Corte si intende anche delle varie difese e dei pubblici ministeri. Non nessuno vuole sottrarre l'imputato alle domande che saranno fatte, che saranno utili, tutt'altro, anzi, ci faranno piacere perché cerchiamo semplicemente di accertare la verità. Chiedo scusa, io devo essere relatore di una istanza dell'imputato Liggio, il quale chiede sin da questo momento di essere posto a confronto con il Buscetta. Va bene, chiede di essere posto. Vabbè, insomma, questo è... Lui non ha neanche reso interrogatorio in istruttoria. Vabbè, ma lui chiede proprio anche per questo, dato che c'è stata questa situazione, Presidente, per cui si pensava, da quello che erano stati i programmi originari della Corte, che il Buscetta sarebbe stato interrogato alla fine degli interrogatori. Ecco perché lui fa questa espressa richiesta adesso. Perché si riservava di farla evidentemente nel corso del suo interrogatorio, pensando che il suo interrogatorio avrebbe preceduto l'interrogatorio. No, io parlo dell'interrogatorio in istruttoria. Perché lui non ha reso l'interrogatorio, lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. In istruttoria lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. E quindi sin da questo momento, per appunto anche questa relazione a questo fatto, l'avvocato Campo per quelle che sono state dichiarazioni anche rese in fase dibattimentale, io chiedo... Dunque l'avvocato Campo chiede che l'imputato Liggio Luciano sia posto a confronto. Sì. Su quali argomenti vuole dirci sul confronto, su che cosa si dovrebbe svolgere? Presidente, se lei lo ritiene, forse l'imputato stesso potrebbe chiarire la situazione. No, stiamo interrogando un imputato per adesso. Presidente, d'accordo, però... Vabbè, allora lo lasci così, se lei non è in grado... Siccome le ha dato mandato, pensavo che l'avesse dato mandato specifico relativamente ai punti di contrasto sui quali si doveva svolgere l'interrogatorio. Se questo non c'è, lo lasci stare così. Dunque, Presidente, per contestare
Io posso dare una motivazione per contestare, ad esempio, la generica affermazione dei corleonesi che apparterebbero tutto a una struttura, e quindi l'imputato desidera contestare in modo particolare questa affermazione. Saranno altri punti evidentemente che avrebbero potuto essere oggetto di maggiore controllo da parte della Corte, ove l'imputato Ligio fosse stato interrogato prima dell'imputato Buscetta, ripeto, così come se avesse dovuto essere interrogato l'avremmo interrogato subito, perché la Corte è andata alla ricerca. Era fissato per domani l'interrogatorio, Presidente. Vabbè, era fissato per domani, questo non. Ma comunque se lui avesse voluto anticipare. Presidente. Ma se non avevamo gli imputati da interrogare, però, perché. Presidente, e infatti no, non avvocato, è che io sto facendo, è una richiesta che io sto facendo. No, per carità, quindi io, prospettando queste ragioni che a me sembrano. No, non c'è. Va bene, allora lei ha fatto la richiesta. Poi la Corte, si viene a creare una delle tante richieste di confronto. Passiamo al continuare l'interrogatorio. Dunque, lei ha parlato quindi di questa commissione, ne abbiamo parlato più volte, insomma. Io desidererei che lei mi facesse un po' la storia di questa commissione, i suoi ricordi, proprio a cominciare dal 63. Prima, per esempio, chi c'era come Presidente della Commissione? Dica pure. Io posso, con lei sto parlando. Sì. Lo vedevo intento in altre cose. No, va bene. Dico, chi c'era in questa Commissione fino al 63, per esempio? La prima Commissione era composta da... era capeggiata da Salvatore Greco, inteso Cicchettiello. Cicchettiello che sarebbe poi un uccellino. Credo che sarebbe un uccellino, sì. In siciliano o in palermitano. Ed era composta come quella attuale, e cioè per capi mandamenti. Ma allora non si faceva chiamare capo della commissione, ma si faceva chiamare segretario, perché effettivamente era al servizio dei capi commissione, dei capi mandamenti, perché era lui che distribuiva gli appuntamenti e gli giorni per fare le riunioni. Lei alludeva ai nomi delle persone? No, non necessariamente, dicevo come era composta, da chi era capeggiata. Sì, certo, sei nomi, anche io ho detto non necessariamente, non ho bisogno di cori io. Tutto quello che ricorda lei su questo argomento. Io ricordo Giuseppe Panno, ricordo Giuseppe Panseca, ricordo Giuseppe Di Partenico, non ricordo il nome in questo momento, uno che c'ha una distilleria di vino. Ah. Non ricordo il nome in questo momento. Cicchitella, Mariano Troia, Nino Madranga, Manno, Salvatore Manno. Non posso ricordare questi cinque. Non è questo. Io volevo che lei, quello che lei si ricorda, per esempio anche sulla vicenda di questo Cicchitella, di questo Salvatore Greco. Che se n'è fatto questo Salvatore Greco? Io so che è morto in Venezuela. E ma che... andò in Venezuela, ecco. Come? Andò in Venezuela perché andò via nel 63 come tutti quasi, e non tornò più, mai più a Palermo. Credo che sia morto per una morte naturale, credo cirrosi epatica. Cicchitella per me fu l'immagine dei cosiddetti, non questi attuali, uomo d'onore. Era una persona saggia, una persona buona, non dedito alla violenza, sconosceva la violenza e conosceva la ragione delle varie cose della vita. Che altro di Cicchitello? Era chiamato Cicchitello per quale motivo? Io non lo so per quale motivo, ma era una cosa che solo veniva riconosciuto da tutti. Fisicamente così. Lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho come conosciuto molto bene, credo come me. Credo come me, statura. Giovane, sì, proprio perfettamente. Era magro, era... Era snello. Era snello, sì.
E quindi questo ti chiedo perché, quali motivi decise di allontanarsi dall'Italia? Si allontanò dall'Italia perché nacque quel conflitto di mafia del 1963, dove le forze di polizia hanno preso il sopravvento con la latitanza di tutti. Il conflitto che era nato era stato all'origine dell'uccisione di un membro della commissione, un tale Calcedonio Sciarabia, no, Calcedonio di Pisa, è morto il 24 o il 25 dicembre del 62, membro della commissione. In quell'epoca la commissione stabilì che a fare una cosa del genere fossero stati i fratelli La Barbera. Successivamente la commissione, o tutti, che non c'era più commissione, ci siamo resi conto che non era stato La Barbera, ma era stato un tale chiamato Michele Cavataio. In quell'occasione, forse è bello, a proposito, per lei, signor Presidente, capire la differenza di mentalità fra la mafia di allora e la mafia attuale, anche se già allora c'era una certa violenza. Si gridò allo scandalo perché fu messa una bomba nella macchina quando saltarono in aria i carabinieri la Giulia, ma credo una villa che appartenga a Presto Filippo. E si disse: questo non appartiene a noi, solo ha potuto essere quel pazzo di La Barbera che vuole far perdere l'equilibrio di tutte le cose. Quando si seppe che fu il Cavataio, tutti giurammo vendetta nei confronti di Cavataio. Dico giurammo, non giurarono, giurammo vendetta nei confronti di Cavataio per aver fatto una cosa simile. Oggi è una cosa possibile per questi signori mafiosi, anche uccidere bambini. È una cosa che si può fare con molta facilità. Sparare a Salvatore Contorno insieme a un bambino che non è neanche suo figlio, che ha appena 8 anni. A quell'epoca era uno scempio. L'uomo che avrebbe fatto questa cosa avrebbe seguito, senz'altro sarebbe stato ucciso da noi stessi. Ma ebbe delle conseguenze nei confronti della famiglia questo omicidio di Pisa? Nei confronti della famiglia di Portanuova, sì, perché fummo giudicati molto vicino ai fratelli La Barbera, e quindi i fratelli La Barbera si sarebbero rivolti a noi per l'omicidio di Pisa. Perché l'omicidio di Pisa dove avvenne? Avvenne in Piazza Noce, se non erro, non so se si chiama Piazza Noce, ma è alla Noce, il rione Noce. Sì. Quindi in territorio qual era? Il suo, di Pisa. Ma lo stesso? Ma noi come famiglia di Portanuova siamo limitrofi della Noce, perché noi confiniamo esattamente con la famiglia della Noce come territorio. Ma era nata una, diciamo, uno screzio fra me e il di Pisa per via del passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia del di Pisa di un tale Anselmo. Questo Anselmo, cognato di un certo Raffaele Spina, chiedeva come sposa la sorella di Raffaele Spina, ma Raffaele Spina rifiutava questo matrimonio perché la madre dell'Anselmi puliva i cinema, e quindi era illogico che una sorella di Raffaele Spina si potesse sposare il figlio di una che fa la pulizia nei cinema. Io consigliai all'Anselmo di fuggire insieme alla ragazza. Quando diventò cognato di Raffaele Spina, il di Pisa pretese il passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia della Noce, a che io mi rifiutai. Chi doveva sostenere la mia difesa era Salvatore La Barbera,
mio capo mandamento, perché allora il mandamento era Palermo, Porta Nuova, Borgo. In questo screzio ne approfittò il cavataio per sparare al di Pisa. Agli occhi di tutti diventò l'omicidio del di Pisa opera della Barbieri. Non vero nella realtà, perché a farlo era stato il cavataio. Da questo nacque l'incomprensione. Si pensò che la famiglia di Portanova avrebbe aiutato il Barbieri in questo omicidio. Si espulse dalla Cosa Nostra la completa famiglia di Portanova. Si disse di non avvicinare nessuno e già era un atto di clemenza. Chi teneva i contatti, risultando il bambino grazioso, il giovane per bene, dal sorriso, dalla simpatia, era il signor Calò, che manteneva i rapporti con la commissione. È finita che siamo stati perseguiti dalle autorità inquirenti, io me ne sono stato all'estero, il Calò in carcere e tante altre persone della mia famiglia in carcere insieme a tanti altri, dove c'è stato il famoso processo di Catanzaro, tutti innocenti a Catanzaro. Il cavataio poi fu identificato come omicida. Fu identificato da tutti come omicida. E disse che era un rimedio perché in quel momento il Doruccio di Pisa, dico Doruccio per chi così lo chiamavamo, ma è Calcedone di Pisa, disse che lo inseguiva per ammazzarlo, cosa non vera. Lui con proposito cercò di far perdere l'equilibrio alla commissione, perché se lei mi consente ritorno un po' indietro. La commissione in quell'epoca era rappresentata da soldati, mi spiego bene con questa parola, non era rappresentata da capi. E c'erano dei gruppi, faccio i nomi specifici, Mariano Troia, Nino Madranga, Salvatore Manno, che non volevano perdere la qualifica di capo nella loro famiglia per poter fare parte della commissione. Quindi erano accettati in linea eccezionale da discutersi, sia come capi della famiglia, sia come parte della commissione. Ma era una cosa che doveva definirsi o fare parte della commissione o essere capo della famiglia. C'era Cesare Manzella, per esempio, che era il capo della famiglia di Sinisi. Lui ha dato le dimissioni della famiglia di Sinisi per poter fare parte della commissione e in quell'epoca Gaetano Badalamenti è divenuto il capo della famiglia di Sinisi. Io credo che Gaetano Badalamenti poi fu sostituito, perché al posto di Gaetano Badalamenti chi andò? Il cugino Antonino Badalamenti. Antonino Nino Badalamenti. Nino Badalamenti. Sì. No, io volevo sapere se lei si ricordava anche il cavataio, se poi fu punito per questa sua. Certo che fu punito. Fu ucciso nel Viale Lazio. E fu ucciso da Bagarella, fratello dell'attuale imputato in questo processo. Fratello più grande. Fratello più grande. Fratello maggiore. Da un tale Damiano, non conosco il nome, ma che apparteneva nella famiglia di Riese, cioè di Giuseppe di Cristina, e da quell'Emanuele D'Agostino, che è andato a rifugiarsi nelle braccia di Riccobono. Lei ha parlato pure dei rapporti tra mafia e terrorismo. Io?
Sì. Credo di no. Nel mafia senso... e terroristi, insomma, perlomeno nelle carceri, relativamente alle carceri. No, non ammettavamo terrorismo in Sicilia, non a Lucerdone. Sì, insomma, in generale. Non in generale, la linea di condotta della Cosa Nostra era per non fare mettere terroristi in Sicilia. Ed io stesso ho avuto i miei grattacapi frequentando il terrorista a Cuneo, nel carcere di massima sorveglianza. Perché c'era un ripudio nei confronti da parte, cioè in sostanza mal si vedeva da parte di Cosa Nostra l'attività terroristica. Non facciamo i sentimentali, mi perdoni signor Presidente. Qual era il motivo? Il motivo è perché non si ha fiducia nei terroristi, non perché i terroristi diano disturbo, perché i terroristi si sapeva che da un giorno all'altro avrebbero fatto quello che hanno fatto o quello che faccio io oggi. Da loro è impensato quello che faccio io oggi, ma per i terroristi si era certi che da un giorno all'altro si sarebbe venuta fuori la verità. Ma d'altro canto c'era un altro fattore, che i terroristi avrebbero fatto con le loro attentati, con i loro attentati, creato un maggiore sistema di sicurezza nella città. E quindi questo va a scapito della Cosa Nostra. È una reazione. Una reazione delle forze inquirenti. Sì. No, perché si è proprio patriotti. Cioè, lei si ricorda, ha parlato pure della cosiddetta spedizione di Castelfranco Veneto. Sì. Lei ha avuto delle confidenze. Sì. Castelfranco Veneto abitava Giuseppe Sirchia, l'uomo che certamente, anche detto da lui, fu la persona che sparò al sottocapo di Stefano Pontati, Bernardo Diana. Bernardo Diana. Bernardo Diana. E non si poteva lasciare impunito la morte di una persona per bene, il quale noi ritenevamo Bernardo Diana, un uomo che non si allontanava dalla moglie perché non voleva che la moglie vedesse a lui armato. Questo era il concerto di Bernardo Diana. Quando hanno ammazzato un uccello qualsiasi, come andare a caccia. Sì. Si ricorda di aver avuto delle confidenze su questa spedizione? Era andare a trovare la casa di Giuseppe Sirchia per poi, in un eventuale, se c'era la possibilità, farlo fuori. Ma quella spedizione non andava in quel momento per farlo fuori. Andava, come dire, in ricognizione. Sì, lei, qualcuno le ha parlato, qualche persona le ha parlato di questa... Ma io direi che tre di quelle persone facevano parte della mia famiglia. Portanuova, Galeazzo, Salvatore Lopresti, Salvatore Rizzuto, fanno parte della mia famiglia. Chi era interessato particolarmente a vendicare la morte di Diana? Stefano Pontati. Qual è? Era il suo sottocapo, una persona morta. Sì. E poi i rapporti intimi, amichevoli, escludo l'intimo, amichevoli che intercorrevano fra il Calò e il Pontati. Sì, lei invece con il Pontati in che rapporti era? Con Stefano Pontati. Da sempre ottimi, buoni, buonissimi. Quindi le cose che lei... Malgrado lui fosse più giovane di me, di 10 anni. Le cose che lei sa che riguardano la commissione, le ha apprese soprattutto da chi? Soprattutto da Pontati, o da Inserillo, o dai malcontenti generali delle persone, perché ci sono molte persone che purtroppo sono in galera come tutti gli altri, che soffrono questa oppressione dei corleonesi e non sanno reagire a questa oppressione, per cui si contentano di subire il carcere, la famiglia disagiata, pur
di assecondare i principi corleonesi. Di Giovannello Greco lei ha parlato, però non l'ha mai conosciuto, credo, personalmente. Per la sua età è molto difficile che l'abbia conosciuto. Ha avuto notizie? Ho avuto notizie che è un uomo che è valido. Per valido intendo dire un uomo che se le viene dato un ordine lo eseguisce. Un ordine di che genere? Di qualsiasi genere? Oppure l'attività del Giovannello Greco era limitata a una determinata gamma di reati, cioè a determinati reati? Diciamo a tutta la gamma dei reati, dal furto alla rapina all'omicidio. Ah, ecco. Ha parlato anche di questo Scarpazzedda e dell'attività che lui ha avuto ai Ciaculli. Insomma, diciamo un'attività nel senso che lui rendesse la vita impossibile a coloro che non facevano parte della, non erano persone fidate. Signor Presidente, credo di aver capito bene quello che sì. mi ha detto lei. Se non diciamo capisce, degli abitanti lei... dei Ciaculli. Sì. Vuole dirmi questo? Sì, sì. Io ho saputo che le persone hanno dovuto abbandonare le case e andare via, tutte quelle persone che a loro non conveniva, a lui specialmente nella borgata. E vuole parlare di Calò, di Pippo Calò, dei rapporti con Pippo Calò? E io non so se posso rifiutare la sua domanda, però vorrei porla in questi termini. Io lei ha diritto di anelo incontrarmi in questo pretorio con Pippo Calò. Vorrei sì. farlo in sua presenza. Sì, lei vuole essere messo a confronto. Sì. Vabbè, è una cosa reciproca, un desiderio reciproco. È un desiderio reciproco. Sì. Vabbè, ma no, io desideravo che lei mi parlasse così in generale. Sì, lei lo vuole rimandare al momento del confronto. Sì, sì. Se fosse possibile. Sì. Ah, ecco, lei ha parlato, dunque, dell'assunzione, diciamo, dell'investitura, mi consente questo termine? Sì. Dell'investitura di uomo d'onore. Sì. Oh, i rapporti fra questi uomini d'onore e soprattutto anche le notizie che si scambiano gli uomini d'onore fra loro, come si intende questa... L'uomo d'onore dovrebbe essere esattamente quello che la parola in italiano dice, uomo d'onore, il comportamento della stretta di mano, la sincerità nel pronunziarsi. Un uomo d'onore non può dire mai una bugia, non avrebbe mai potuto dire una bugia. L'uomo d'onore quando dice, parla, dice la verità o può astenersi dal rispondere, anche perché se io fossi costretto a fare delle domande rischierei di essere impertinente e quindi curioso. L'uomo d'onore se parla è per dire la verità, ma molte volte nascono dei discorsi, è molto difficile che si vada avanti perché l'ho detto io e l'ha detto lui. Quando ci sono delle cose molto importanti, si ragiona sempre in presenza di terzi, per evitare che possano nascere dei malintesi. I rapporti col capomandamento come sono? I rapporti del capomandamento sono i due rappresentanti che rimangono nel mandamento. Qualsiasi cosa vogliono fare, devono rivolgersi al capomandamento. Qualsiasi cosa il capomandamento faccia nel territorio di uno dei due rappresentanti deve fare la comunicazione a lui per decisione della commissione. E per quanto riguarda gli omicidi? Mi riferisco proprio a questi.
Quindi non dovrebbero essere nessun arbitrio può fare la commissione nel territorio dove va a fare l'azione delittuosa o dove ordina l'azione delittuosa senza il permesso del capofamiglia della zona. Quindi sostanzialmente se ci fosse uno di questi capi comandamenti, uno dei rappresentanti in seno alla commissione e soprattutto quello nel cui territorio dovrà avvenire il fatto di sangue, sì, che si oppone, teoricamente non dovrebbe essere possibile. Teoricamente è impossibile perché è una decisione della commissione. È possibile? È impossibile teoricamente e praticamente. Non ho mai sentito un caso che un capo, un rappresentante del posto si sia opposto alla commissione. Anche perché la commissione ordina, la commissione non discute perché ha già discusso. Ah, quindi il rappresentante in seno alla commissione, anche se è nel suo territorio, non può dare un veto, deve subire. Assolutamente. Quindi non c'è una. Decide come? A maggioranza? No, la commissione non decide la maggioranza. A Pippo Calò mettevano un filo dietro per lui abbassare la testa o alzare, per il sì o per il no, ma lui lo faceva con molta facilità. Vabbè, lasciamo stare il caso, in generale io le chiedo. No, non c'è maggioranza, si parla e la parola finisce per dirla Michele Greco, il quale precedentemente è stato addottrinato a cosa dirà nella riunione. Quindi decide il capo della commissione o è una decisione alla quale gli altri non si sanno opporre? No. Decide la commissione. Decide la commissione. Decide la commissione. Ma chi parla per un rispetto, perché non stiamo parlando fra professionisti, stiamo parlando con gente che grammaticalmente parlano come me, o forse leggermente un po' meglio di me, quindi non parliamo a livello di discussione, sai, in quel fatto, in quella zona si deve prendere provvedimenti perché questo è esagerato, questo è abbassato i limiti. Insomma, non c'è la, per quello che lei mi dice, se io capisco, non c'è la possibilità, non si è mai conosciuta la possibilità, non si è mai avuta la possibilità di un'opposizione in seno alla commissione. Io non l'ho mai sentito. Non ha mai sentito non parlare? Non l'ho mai sentito parlare. Sì, non ha mai sentito parlare di un'opposizione? Non ho mai sentito parlare. Senta, gli uomini d'onore, come si conoscono fra loro? Soltanto quando una terza persona che conosce le due persone da presentare sa, conosce a tutte e due, se no non si può presentare. E questa presentazione come avviene? Dicendo è la stessa cosa, o è cosa nostra. È la stessa cosa? O è cosa nostra. O è cosa nostra. Questa terminologia di cosa nostra è di derivazione americana o esisteva già da noi? No. Se lei lo sa. È esportata. Esportata dall'America? No, è esportata. No, noi l'abbiamo esportata. Noi l'abbiamo esportata in America. Ah, è proprio una terminologia nostrana che è stata poi esportata in America. Esatto. Sì, che rapporti ci sono con la cosa nostra americana? Di totale separazione. Ci ritengono i cugini poveri. È di una mentalità molto ristretta. Non facciamo parte al loro tenore di vita, e quindi i cugini poveri, per cui quando un uomo d'onore americano veniva in Sicilia era benvenuto, però trattando solo problemi inerenti ad amici o familiari, ma non poteva parlare di cosa nostra, così come noi andando in America non potevamo interessarci delle cose loro. Però cosa nostra americana lasciava che gli eventuali membri o uomini d'onore, come lei si è espresso, si andando in America potessero lavorare, potessero, non interessandosi di nessuna cosa che fosse crimine, dal furto all'omicidio, e non mettendosi nelle loro vicende familiari. Ah, ecco, ed erano benvenuti in America. E per attività relativa agli stupefacenti? Gli americani avevano posto il divieto assoluto agli stupefacenti,
io per scienza certa, fino al 72 sono certo, gli americani, Cosa Nostra americana, non lavoravano negli stupefacenti. Fino al 1972? 72. Non sentite? Non è riuscito a sentire? Ah sì, vabbè. Sì, noi desideremmo che lei chiarisse. Sostanzialmente fino al 1972 due. In America, da me personalmente verificato, sapevo che c'era il divieto assoluto di lavorare nella droga, e se io o altri avremmo lavorato con la droga saremmo stati uccisi. Ho capito. E l'attività invece che in effetti in America c'è, relativa allo spaccio dei stupefacenti in quell'epoca o oggi? No, in generale, lei mi dica. Oggi si dice in America, attraverso gli inquirenti parlo, non parlo per voce mia, che la Cosa Nostra si interessa nello spaccio dei stupefacenti. Se lei poi si riferisce ai siciliani, uomini d'onore in Sicilia, a Palermo, trasferiti negli Stati Uniti, lavorano con la droga, ma non sono americani, non fanno parte della famiglia americana. Perché sono delle cose distinte e separate. Sono in questa terra. Sì, quindi i siciliani che poi si recano in America restano sempre membri della Cosa Nostra siciliana. Di queste famiglie, della famiglia di provenienza. Di queste famiglie, sì. Io sono stato 7 anni in America, dal 65 al 72. Io non ho mai fatto parte della Cosa Nostra in America. Né questi attuali a cui lei velatamente fa cenno fanno parte delle famiglie americane. Non fanno parte delle famiglie americane, ma famiglie americane che fanno attività nel campo degli stupefacenti non esistono dopo il 73. Che io sappia, non mi risulta niente a me. Quindi tutta l'attività relativa agli stupefacenti sarebbe, dopo che lei conosce naturalmente, sarebbe relativa a soggetti che sono stati poi impiantati in America ma che fanno parte di Cosa Nostra. Esattamente. Siciliana. Esattamente. E Cosa Nostra siciliana da quando si è cominciato a occupare di stupefacenti? Io credo intorno agli anni 78 o 77, non posso essere preciso perché non ero presente, ero in carcere. E da quell'epoca se ne è occupata l'organizzazione, insomma, era un compito dell'organizzazione o era fatta soltanto da alcuni elementi a titolo personale? Io direi, perché per i discorsi che ho avuto, per le ricchezze che ho visto in giro, per la maniera di vivere che ho notato nel 1980, non c'è un membro di Cosa Nostra che non faccia traffico di stupefacenti. Sì. No, siccome io mi riallaccio a quello che lei ha dichiarato in tema di contrabbando di tabacchi. Sì. Lei in tema di contrabbando di tabacchi aveva detto che in sostanza era un'attività che veniva lasciata ai singoli, se mal non ricordo. Veniva? Lasciata ai singoli soggetti, alle singole persone che la svolgevano. Sì. Ma non era un'attività proprio di Cosa Nostra, la quale però ne approfittava dal punto di vista economico. Ma non come organizzazione di Cosa Nostra. Ah, non e come... neanche con il contrabbando e come organizzazione di Cosa Nostra. Perché in un invio di droga oggi può fare gruppo una parte di persona di diverse famiglie, e per il prossimo invio possono essere altri componenti per l'invio della droga negli Stati Uniti. Non c'è una regola fissa per mandare la droga negli Stati Uniti, per la partecipazione che si può. Sono finanziamenti individuali che riguardano sempre lo spaccio di stupefacenti. Non ho capito la domanda. No, dico, sono soldi che vengono dati dai singoli membri di Cosa Nostra. Esattamente. Ah,
esattamente non come gruppo di persone o come, vorrei fare un esempio, come la famiglia Portanuova, tutta la famiglia, no, perché vari membri della famiglia di Portanuova potevano fare parte di varie invii di droga o di commerci di droga in gruppi diversi. Quindi faceva capo a singoli, a singole persone. A singole persone. Sì. Un capofamiglia può ignorare che ci siano membri della sua famiglia che facciano, per esempio, traffico di stupefacenti? Può ignorare se lo vuole, ma non lo ignora, certamente. Lui sa tutto. È in grado di sapere tutto. È in grado di sapere tutto. Ma attraverso quali canali? Ma quelli suoi, personale, della famiglia che ha il contatto giornaliero con i capi di Cina. Un uomo d'onore deve, ha il dovere di far sapere al suo capo di Cina, anche se deve viaggiare. Lui deve far sapere tutto, perché se nasce una conseguenza di quel viaggio, la famiglia se ne occuperà. Se lui lo fa perché lo vuole fare, spontaneamente, lui viene rimproverato. Quindi immaginiamoci a livello di droga. Quindi c'è un dovere di obbedienza e un dovere di informazione che sì, lega il capo di Cina al suo capo. Al suo capo. Come è successo allora che Pippo Calò ignorasse che il giornale Lamberti gestisse un laboratorio di eroina? Anzitutto io so che non è vero che c'era, mi dispiace che sono in mezzo ai carabinieri e alla polizia, che non era vero che ci fosse questa distilleria di droga da parte di Gerlando Alberti. E poi Pippo Calò, quando l'ha saputo, il suo arresto in una distilleria, disse a me: hai visto il Paccarè? Che cosa fa? Non mi fa sapere mai niente delle cose che fa lui. Quindi era un atto di disobbedienza da parte di Gerlando Alberti se l'avesse fatto la droga veramente. Un atto di disobbedienza nei confronti del suo capofamiglia. Del suo capofamiglia. Perché il capofamiglia dice, molto ipocritamente, io non voglio che tu mi faccia parte dei tuoi interessi, però io devo sapere le tue attività, perché io domani posso essere chiamato, devo rispondere delle tue azioni. Lui ha il diritto di sapere il perché. Lei ha parlato di Gerlando Alberti, perché lo sì, conosce bene, è vero? Sì. Come carattere, come tipo, come attività. Sì. Se ci dice qualche cosa. Io ho poco da dire, perché nella vita, le volte che ci siamo incontrati, è stato solo in carcere. E in carcere, per me è un individuo molto socievole, buono, appartato, tranquillo. E non so se sarebbe la sede opportuna per dirlo, delle vendette trasversali e degli amici che si accusano. Io mi legavo un'amicizia profonda per Gerlando Alberti, ma io non ho pensato di non nominare Gerlando Alberti. Sarebbe stato assurdo parlare della mafia e parlare solo di me, perché sarei stato io il mafioso nel mondo. Se la mafia esiste è perché ci sono le componenti della mafia. Quando si parla che io ho collaborato perché ho voluto fare delle vendette trasversali, io garantisco a lei, signor Presidente, che rappresenta la legge, io non ho nessuna ragione per farlo nei confronti di Gerlando Alberti, una persona che io stimavo, ma che lui sinceramente non mi stimerà più, perché io sono venuto meno a quella regola che io e lui abbiamo giurato. Va bene, penso che a questo punto possiamo... Le domande le facciamo poi, neanche io ho fatto domande. Io ho semplicemente ricavato dal suo interrogatorio delle domande di carattere generico, non ho fatto quelle domande che mi preme a tutt'ora di dover fare, di voler fare. Quindi io direi che dato... Ci vuole illustrare così per ultima domanda, diciamo se si può chiamare tale.
a volo d'aquila. Sul suo periodo di detenzione, quando è stato detenuto, anche in Brasile, in Italia, insomma, ecco, il suo frequentare le cosiddette case circondariali o i carceri, oggi si chiamano case circondariali. Cosa dovrei dire di questo? Ti racconti semplicemente come, quando lui è stato coinvolto in processi ed è stato detenuto. Periodi. Io sono stato coinvolto dal 1972 al 2 giugno del 1980. Sono stato a Lucerdone, sono stato a Roma, sono stato alla Sinara, sono stato a Nuoro, sono stato a Milano, sono stato a Paliano, sono stato a Milano, già l'ho detto forse, sono stato a Cuneo. È stato arrestato per quali processi? E sono stato estradato in Italia nel 1972 per associazione a delinquere, per il processo pendente alla Corte di Catanzaro. Ho fatto l'appello, sono stato condannato a 3 anni. Nel frattempo che scontavo questa pena mi arriva un mandato di estradizione dagli Stati Uniti, per essere estradato negli Stati Uniti per traffico di stupefacenti negli Stati Uniti. E la Corte d'Appello di Palermo ha ritenuto non estradarmi, ma nel caso mandassero gli atti in Italia per essere processato in Italia. Gli Stati Uniti hanno accolto la richiesta, sono stato processato a Salerno, sono stato condannato in prima istanza a 10 anni, in seconda istanza a 8 anni. E a mio figlio che accompagnava a scuola. In Brasile si parlò che ero stato arrestato per traffico di droga e con la droga. Sono stato messo in carcere io, mia moglie e mio figlio, anche mio figlio a 10 anni. Ma nessun magistrato ha voluto quel processo perché non c'era la droga. Era stato arrestato Buscetta Tommaso, non la droga. Allora si pensò, sì, ma Buscetta Tommaso è il solito intelligente, lui traffica la droga, ma non si prende a lui la droga. Quindi si restò sempre sul campo delle ipotesi. Recandomi negli Stati Uniti, credo che è stato sufficiente provato che io non sono in condizione di pagarmi l'avvocato, che io vedo per la prima volta, visto per la prima volta, ieri sera.